Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Android Auto. Oggi è il 4 febbraio 2020, guida alla mano, qui carta canta e andiamo a seguire la guida di Davide200180 che mi ha dato qualche dritta, io ho provato a farla e vediamo cosa ne esce fuori. Inquadriamo lo schermo, inquadriamo il telefono e andiamo subito a vedere cosa dobbiamo fare. Questa procedura serve per cercare di far funzionare CarStream e o AMirror su Android Auto. La procedura che testiamo è sulla 4.9.594394, però l'ho precedentemente testata anche sull'ultima versione di Android Auto, cioè la 5.0, quindi se funziona su una funziona sull'altra. Adesso proviamo su questa, vediamo cosa dobbiamo fare, vediamo se succede qualcosa, altrimenti faremo di nuovo tutto da capo aggiornando il mio telefono che è uscita la versione 10 di Android, non Auto, Android, e vediamo se su Android 10 tutto cambia oppure no. Sempre la procedura in questo video sono fatte tutte senza root, andiamolo a scoprire. Allora, eccoci qua davanti al telefono. Per primissimissima cosa disattiviamo il Bluetooth se ce l'abbiamo attivo, poi andiamo a disinstallare AMirror e per sicurezza andiamo anche ad arrestarlo. Arresto forzato, memoria archiviazione, svuota cache, cancella dati e tracked disinstalla. Perfetto. Stessa cosa con l'applicazione CarStream, eccolo qua. Andiamo ad arrestarla. Poi andiamo su memoria archiviazione, svuota cache, cancella dati. Ok, e disinstalla. Perfetto. Poi su Android Auto, se non l'avete installata, la installate, la versione 4.9. Io che l'ho già installata e chi ce l'ha già installata, dovete arrestarla. Poi memoria archiviazione, svuota cache, cancella dati e ok. Questa è la versione con cui stiamo facendo il test, ma ripeto, l'ho fatta anche con l'ultima, la 5.0, e il risultato non cambia. E andiamo a vedere se in positivo o in negativo. Android Auto Info App, andiamo su notifiche, dobbiamo consentire tutto. Autorizzazioni, bisogna consentire tutto quanto quello che ci chiede. Poi su visualizzazione in primo piano, se non ce l'abbiamo già consentito, lo consentiamo e qui stiamo a posto. Poi possiamo aprire Android Auto, clicchiamo su inizia, o clicchiamo su ok, andiamo qua, impostazioni, tappiamo tante volte, abilitiamo l'impostazione sviluppatore, andiamo qua, impostazione sviluppatore, bisogna stare qui su sviluppatore, qui su controllata dal telefono, questo qui se ce l'avete attivo lo dovete disattivare, poi dovete attivare forza logging, disattivo monitoraggio ANR, la risoluzione video consente fino a 1080p, origine sconosciute attivate. Perfetto, su Android Auto non dobbiamo fare nient'altro. Possiamo chiuderlo e lo chiudiamo anche dalle applicazioni qua. Poi possiamo installare AMirror. Ovviamente link in descrizione per il download di tutti questi file sotto al video di YouTube. Lo installiamo ma non l'apriamo. Clicchiamo su fine. Andiamo su AMirror, Info App. Andiamo su notifiche, consenti, poi autorizzazioni, le consentiamo queste due, visualizza in primo piano, sì, notifiche impostazione di sistema pure, ok, siamo a posto. Adesso lo possiamo aprire, qui consentiamo, su audio lasciamo così, con questo attivo, su slide bar il primo e il secondo lo lasciamo attivo, questo disattivato. Su screen setting questo lo disattiviamo,
Questo lo mettiamo su suggest, 90 gradi lo lasciamo, questo lo disattiviamo, immersive mode mettiamo hide navigation e aggiusto radio on focus no, e quest'ultimo sì. Perfetto, non dobbiamo fare nient'altro. Adesso lo apriamo, Android Auto. Ok, in teoria se noi abbiamo qua visualizzato le applicazioni, tra cui anche Amiro, ecco qua, in teoria funziona anche senza root collegandolo alla macchina, però qui su personalizza view app non lo vedo e mi sembra un po' strano. Comunque colleghiamolo alla macchina e vediamo cosa succede. Colleghiamo il cavetto, Android Auto compare, clicchiamo, andiamo subito nella home e come vedete non ci sta a Mirror. In tutte le app la versione di Preservice 2104, niente, la versione di Android Auto di Waze 49594934, ma come vedete non funziona. Non mi resta che quindi anche con la versione 5.0 l'ho provata e non va. Non mi resta quindi che andare ad aggiornare il telefono ad Android 10 e ripetere la procedura, o anche no, andiamo a vedere, sia con l'app 4.9 sia con l'ultima app 5.0, anche se ho letto da qualche parte, devo verificare, che su Android 10 l'app proprio di Android Auto scompare del tutto e diventa proprio un'impostazione di default dentro al telefono, cioè integrata all'interno del telefono, non c'è più l'app. Sarà così? Non sarà così? Tempo di aggiornare il telefono, per voi sarà un secondo, per me qualche minuto, e ci rivediamo tra un istante. Aggiornamento di Android 10 in corso per Samsung Galaxy S9 Plus. A me è arrivato ufficialmente il 30 gennaio 2019. Stavo leggendo e tra le varie cose, vedete, autoconnessa, l'applicazione Android Auto è ora precaricata. Possiamo dire che alla fine tutte le prove che potevo fare con Android 9 l'ho fatto e aggiorniamolo. Adesso lo sta finendo di scaricare, lo installerò e vediamo questo Android 10 su Samsung S9 Plus che cosa cambia, sempre per quanto riguarda Android Auto. Installa ora. Vai. Da notare qui in basso è comparso il robottino verde, cosa che prima non c'era. Ottimizzazioni delle applicazioni in corso. Sblocchiamo il telefono. Se siete curiosi, prima stava al 52% la batteria quando è iniziato ad aggiornarsi, adesso sta al 37%. Ecco qua, l'Android è stato aggiornato, livello di patch e sicurezza 1 gennaio 2020, versione 10. Allora, l'app Android Auto qua ce l'ho sempre, la apriamo, vediamo cos'è cambiato all'interno dell'app, penso nulla. Qui viene sempre segnalato AA Mirror e CarStream da qualche parte, no, solamente AA Mirror, o non lo vedo io, solamente AA Mirror. Andiamo a vedere se funziona senza aver fatto nulla. Apriamo. In questo momento Android Auto è tutto come prima e sta funzionando su Android 10 su Samsung S9 Plus. Queste sono tutte le applicazioni, non la vedo, tutte le app, CarStream non c'è. Adesso andiamo ad aggiornarla all'ultima versione, la 5, Android Auto, e ripetiamo tutti i passaggi che abbiamo fatto a inizio video. Ok, quindi a Mirror, memoria archiviazione, aspetta, qui un po' cambiato, allora disinstalla, sta qua, allora svuota cache, cancella dati e il disinstalla sta qui sotto. Ok, e a Mirror l'abbiamo tolto. Poi CarStream, ah, non c'era per niente. Ok, Android Auto proprio lo disinstalliamo, quindi
svuota cache, cancella dati. Ah, ecco, non si può disinstallare, ma si può soltanto disattivare. Va bene, in questo senso è entrato di default, insomma, all'interno del sistema Android. Qui l'ultima versione di Android Auto la aggiorniamo dal Play Store versione 5. Vediamo quale nel dettaglio. Novità 5.0500224 del 21 gennaio 2020, l'ultima attualmente disponibile sullo store di Google. Ok, allora rivediamo i passaggi. La installiamo ma non l'apriamo. Dopo aver aggiornato Android Auto alla versione 5 non l'apriamo, andiamo su Info App e autorizzazioni, consentiamo tutto quanto. Vabbè, ero già. Allora facciamo una bella cosa, andiamo su Info App, andiamo su Memoria Archiviazione, andiamo su Svuota Cache, su Cancella Dati. Ok, vedete la versione adesso è la 5. Poi andiamo su Arresto Forzato, perfetto, dopodiché andiamo su Autorizzazioni e consentiamo tutto quanto. Ok, già tutto quanto consentito, sì. Un po' diverso, mi ci devo abituare, ma... Oh, consenti. Consentiamo autorizzazioni calendario. Vabbè, chiediamo tutto i consensi. Qua, track, track, track. Consenti, consenti. E ok. Scegli a tutti. Che altro gli manca? Tutte le autorizzazioni. Va bene. Niente di particolare. Visualizzazione con autorizzazioni, sì, è tutto a posto. Android Auto ce l'abbiamo, possiamo aprirlo, dai che ci siamo quasi. Inizia, altro, sì, accetto, sì, accetto. Ok, qua impostazioni, allora poi andiamo su versione, tappiamo tante volte. Ok, modalità sviluppatore attiva, sviluppatore, ci siamo. Controllo dati dal telefono, questo se ce l'avete bisogno di disattivarlo, questo attivo, questo attivo. 1080p, origini sconosciute, perfetto, non bisogna fare nient'altro. Da qui indietro, 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 usciamo anche dal background. Adesso possiamo installare a Mirror. Installa, anche questa non l'apriamo, clicchiamo su fine, andiamo nelle applicazioni, info app, consenti le notifiche, autorizzazione, consenti, telefono, consenti. Ah, ok, era gruppa qua, consenti rifiutate, adesso ci ho fatto caso. E visualizza app in primo piano, consenti, concedi, insomma. Poi modifica impostazione di sistema, concedi. Anche qui siamo a posto, possiamo aprire a Mirror, consenti le autorizzazioni, audio lasciamo così, sidebar lasciamo così, screen setting quello lo lasciamo così, qui su suggest 90 gradi, questo no. Questo no, questo sì, full, lo mettiamo in hide navigation. Perfetto, a mirror è a posto, non mi resta che collegarlo all'auto e speriamo bene. Android Auto collegato, connesso, apriamolo. Attenzione, qui mi arriva Samsung DeX. Configura impostazione USB trasferimento file. Non, per ora non ci serve, vediamo se compare.
Niente da fare, non funziona. Niente ragazzi, purtroppo queste procedure non hanno funzionato con il mio telefono. Provate voi, provate con i vostri telefoni, con Android 10 soprattutto, ma fate un tentativo anche se avete Android 9. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci siete riusciti o meno. Like se vi è piaciuto il video, dislike se non vi è piaciuto, iscrivetevi ai miei social, Facebook, Instagram, MGTV, TripAdvisor, Potrito 10. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per non perdere i prossimi video che usciranno sul canale qui dal sottoscritto. È veramente tutto, io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!